Buonasera e bentrovati a questa nuova diretta. 31 coincidenze sul coronavirus è il titolo di questa sera. Ne parleremo con un giornalista che preferisce definirsi un cittadino d'inchiesta perché non esercita la sua professione in maniera convenzionale, non lavorando per testate giornalistiche o altri media del mainstream. Non scrive su commissione, non ha editori, non ha distributori, non ha sponsor, semplicemente mette la sua opera di divulgazione al servizio dei cittadini che lo ripagano acquistando le sue chieste senza filtri, senza censure e senza intermediari. Ed è con grande piacere che do il benvenuto sulla pagina ufficiale Meglio di Ieri a Francesco Amodeo. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, il piacere è mio, grazie anche per la ottima presentazione che hai fatto, grazie mille. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Allora Francesco, io passo subito al titolo della diretta di questa sera. Tu hai scritto un libro. 31 coincidenze sul coronavirus. Di cosa parla questo libro? Sì, il titolo completo del libro è 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina. Infatti io stavo preparando un'inchiesta giornalistica sulla nuova guerra fredda scoppiata già da alcuni mesi tra gli Stati Uniti d'America e la Cina, e nel libro, nella mia inchiesta, io prospettavo un evento che avrebbe stravolto il panorama geopolitico mondiale. Perché mi ero permesso di avanzare questa ipotesi? Perché leggendo i documenti militari americani, dei famosi neocon, quindi parliamo di coloro che facevano parte dell'amministrazione Bush in passato, poi andati con Obama, eccetera, mi ero reso conto che avevano preparato dei documenti militari in cui loro provavano a fare delle previsioni sulla possibile perdita della leadership mondiale da parte degli Stati Uniti, e mettevano in campo tutta una serie di azioni da portare avanti qualora questa evenienza un giorno rischiasse di realizzarsi. Quindi loro preparano questi documenti da alcuni anni fa. Uno famoso che io cito nel libro è il documento Rebuilding American Defense, quindi ricostruire la difesa americana, scritto da una organizzazione che si chiama il PNAC, Project for a New American Century. Stiamo parlando di organizzazioni non solo ufficiali, ma facevano parte di queste organizzazioni i vertici politici e militari dell'amministrazione Bush. Quindi parliamo di coloro che hanno voluto la guerra in Iraq, di quelli che hanno voluto la guerra in Afghanistan, di quelli che hanno creato il grossissimo problema in Libia, soprattutto per l'Italia, con l'uccisione di Gheddafi. Quindi stiamo parlando dell'ala guerrafondaia dell'amministrazione americana, ossia di coloro che hanno alle spalle le lobby militari, quindi quelli che hanno bisogno di scatenare delle guerre ogni tot di tempo per poter ovviamente portare acqua al proprio mulino. Che cosa scrivevano questi personaggi famosissimi nei loro report? Dicevano: in questo momento, stiamo parlando degli anni 2000, 2004, 2010. Dicevano: in questo momento la leadership americana non è in pericolo, ma noi dobbiamo prepararci perché un giorno potrebbe uscire una nuova superpotenza e prendere la leadership mondiale. Per quella evenienza noi dobbiamo essere pronti a due cose. La prima, a subire un evento, loro lo definiscono un evento catalizzante, quindi un evento tragico e catalizzante come una nuova Pearl Harbor. Noi sappiamo bene quello che accadde a Pearl Harbor, quindi vennero bombardati i militari americani, morirono migliaia di militari americani in quell'attacco, però fu l'attacco che poi diede il via alla Seconda Guerra Mondiale, quindi alle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, quindi all'intervento estremo da parte degli Stati Uniti d'America. Bene, loro sono disposti anche a subire una sorta di nuova Pearl Harbor qualora questo servisse per accelerare i processi militari americani in caso di perdita della leadership. E un'altra cosa che loro scrivono importantissima in questo documento, che io riporto per intero nel libro, quindi io pubblico sia la foto nella mia inchiesta, sia il link per andare alla fonte originale. Loro scrivono che addirittura le armi biologiche,
che fino a quel momento erano viste soltanto come un mezzo usato dai terroristi, potrebbero essere viste come delle armi politicamente utili per i propri scopi. Quindi loro non solo si preparano anche ad un evento catastrofico e catalizzante, come lo chiamano loro, come una sorta di nuova Pearl Harbor, ma si preparano anche all'uso di armi biologiche qualora potessero risultare utili come strumento politico. Ora, questa è una cosa gravissima perché, ripeto, questi documenti sono stati redatti dai vertici politici e militari dell'amministrazione Bush. Sono i cosiddetti neocon che oggi sono quelli contro Trump. Quindi parliamo di personaggi che, pur essendo repubblicani, sono però contro Trump. Quindi sono quelli che hanno appoggiato la Clinton in passato contro l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America e oggi stanno appoggiando il rivale di Trump, Biden. Quindi stiamo parlando di personaggi che avrebbero un doppio interesse. Il primo è quello di fermare la Cina, ma il secondo è quello di disarcionare Trump. Se noi vediamo con la pandemia, questi personaggi, volendo o per coincidenza, stanno però ottenendo entrambi gli obiettivi, perché in qualche modo la Cina e la leadership cinese è stata messa adesso in discussione da questa pandemia e vedremo anche le ripercussioni in futuro, e Trump per la prima volta rischia di perdere le elezioni, perché fin prima della pandemia non era mai stata messa in discussione la rielezione di Trump. Invece, con l'economia americana che gli è scoppiata letteralmente tra le mani a causa delle nefaste conseguenze di un lockdown, Trump sta affrontando diversi problemi e rischia di perdere la leadership. Quindi queste organizzazioni che scrivevano che dovevano prepararsi per un evento catastrofico e nello stesso tempo anche all'utilizzo di armi biologiche, guardate che coincidenza ha voluto che stanno ottenendo con la pandemia entrambi gli scopi. Allora mi sono chiesto, ma se esistono queste organizzazioni, esiste anche chi avrebbe potuto manipolare in qualche modo il virus? E nel libro analizzo tutti quelli che sono i conflitti di interesse tra Bill Gates, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i più grandi esperti di virus sull'HIV. Perché parlo di virus sull'HIV? Perché il premio Nobel per la medicina Montagnier ci ha fatto sapere, ha fatto una dichiarazione alla TV francese dicendo che secondo lui questo virus è stato manipolato, sono stati aggiunti degli inserti presi dal virus dell'HIV, ma soprattutto ha detto che soltanto i più grandi esperti mondiali di HIV potevano avere le potenzialità per fare quel lavoro che lui definisce da veri e propri orologiai, quindi da veri e propri esperti. Bene, io vi dico che Bill Gates faceva parte del Fondo Mondiale per il Vaccino dell'HIV, quindi finanziava questo fondo. Il direttore di questo fondo era, guarda caso, l'attuale direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi lavorava per un fondo per il vaccino dell'HIV prima di diventare il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e veniva finanziato da Bill Gates. Io nel libro posto sia le fotografie del comitato direttivo, quindi per dimostrare la veridicità di quello che racconto, e sia i legami con Bill Gates. Un altro legame stranissimo è che faceva parte di questo direttivo anche Anthony Fauci, che attualmente è il capo della task force governativa per il Covid-19 e anche lui, insieme a Bill Gates, è in lista per lanciare per la prima volta il vaccino del Covid-19. Quindi rendetevi conto del conflitto di interesse. Tre personaggi, Bill Gates, Anthony Fauci e l'attuale direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in passato avevano fatto parte della medesima organizzazione per la ricerca del vaccino dell'HIV. E parallelamente abbiamo un premio Nobel per la medicina, ha avuto il premio Nobel proprio perché il massimo esperto di HIV, che ci dice che proprio personaggi esperti di quel virus avrebbero potuto modificare il Covid-19. Ovviamente sono supposizioni, ma io il libro l'ho chiamato 31 coincidenze. E ne abbiamo anche altre, perché a questo punto mi sono chiesto, la copertura politica per operazioni del genere da chi verrebbe?
ed ho scoperto, leggendo i documenti desecretati da WikiLeaks, ma alcuni apparsi anche sui media tradizionali americani, che se la Clinton avesse vinto le elezioni presidenziali in America contro Trump, Bill Gates sarebbe stato il vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Quindi sarebbe stato il suo vice. Io questa cosa, ti dico la verità, non la sapevo fin quando non ho analizzato tutta la documentazione per preparare il mio libro. Quindi vuol dire che la Clinton, che a sua volta era collegata a Bill Gates, che a sua volta abbiamo visto tutti i collegamenti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, era appoggiata a sua volta dai famosi neocon, ossia da coloro che nel loro report dicevano dobbiamo essere pronti anche ad usare le armi biologiche come strumento politico. Questi sono una serie di legami che sono incontrovertibili, cioè nessuno potrà dirmi no Amodeo, hai detto una bugia, hai detto una falsità, è una teoria del complotto, perché io nel libro ho messo 150 fotografie tratte da documenti ufficiali, sia americani che europei. Quindi queste cose non possono ovviamente essere smentite. L'unica cosa che potrà fare un detrattore, cioè qualcuno che vuole gettare fango sul mio lavoro, è essere costretto a ripetere per 31 volte che si è trattato di mere coincidenze. Ed è proprio quello che io mi aspetto, perché l'italiano stupido non è, davanti ad una coincidenza magari rimane sbalordito, ma non più di tanto, davanti a due, davanti a tre, ma davanti a 31 si crea quel filo conduttore tra gli eventi che in qualche modo dovrebbe stimolare un dibattito, perché quello che io scrivo nel libro, se tre coincidenze potrebbero fornire una prova, 31 coincidenze quantomeno dovrebbero stimolare un dibattito pubblico. E qui veniamo al tema di questa sera, perché partendo dalle basi che io ho riportato nel mio libro, vuol dire che questo virus in qualche modo è stato indotto perché era funzionale agli interessi di qualcuno. Se era funzionale agli interessi di qualcuno, vuol dire che voi, con la vostra splendida organizzazione di eventi che avete, siete rimasti bloccati perché dovevate fare gli interessi di altre organizzazioni e di altri personaggi. Allora io proporrei immediatamente, questo lo sto dicendo già da tempo, una task force di tutte le organizzazioni come le vostre per creare una causa, quindi una, come si chiamano le cause congiunte, c'è un termine tecnico legale che adesso non mi viene, però di fare una causa tutti insieme contro il governo cinese per risarcimenti. Voi ora mi direte, ma se tu stai parlando di americani, perché noi dobbiamo fare causa al governo cinese? Ve lo spiego subito. Innanzitutto io non parlo di America in senso amministrazione Trump, perché questi personaggi e queste organizzazioni avevano interesse tanto a fermare la Cina quanto a disarcionare Trump. Quindi è il deep state americano che in qualche modo è collegato col deep state cinese, perché hanno gli stessi interessi. Cioè si parla di organizzazioni di uomini che potremmo definire apolidi, perché portano avanti solo i propri interessi. Quindi non dobbiamo pensare sono americani, sono cinesi o sono francesi. Sono delle organizzazioni che io ho trattato anche nel mio libro La Matrix Europea, che io definisco il cartello finanziario, che portano avanti solo i propri interessi. Ma perché io dico che bisogna fare una causa comune contro la Cina? Perché a questo punto sarà la Cina che dovrà mettere in campo i propri servizi segreti, i propri mezzi, le proprie risorse per dimostrare che non si è trattato di un'operazione cinese, ma si è trattato di un'operazione del deep state americano. Se non è in grado di dimostrare questo o non vuole dimostrare questo perché non ha interesse a farlo, e allora diventa il capro espiatorio. Dato che la questione è scattata in Cina e sappiamo anche per certo che lo hanno comunicato con ritardo, allora noi per prima cosa ce la prendiamo con il paese da cui tutto questo è partito e che è stato comunicato in ritardo e che hanno fatto pressioni sull'Organizzazione Mondiale della Sanità per comunicare in ritardo questa questione. Se poi i cinesi con i propri servizi, con i propri apparati riescono a dimostrare che invece ci sono state altre organizzazioni che hanno agito da dietro le quinte, vorrà dire che in questo momento saranno riusciti a creare un paravento e a mettersi al riparo. Ma noi cittadini italiani, che tante dinamiche non siamo costretti a tenerle, perché non siamo tutti cittadini d'inchiesta, ognuno ha il proprio lavoro. Io per fortuna vivendo delle mie inchieste posso stare anche 12 ore a leggere documenti. Voi lo vedrete nel libro, il libro
partito 15 giorni dopo il coronavirus, quindi in un mese e mezzo ho dovuto analizzare una quantità di documenti ufficiali pazzesca, sono state anche 16 ore al computer, ma posso farlo perché sto vivendo di questo. Ma l'italiano medio, chi come te, come voi, lavora con queste associazioni che fanno tutt'altro, non è tenuto a sapere delle dinamiche. Allora io dico, la prima cosa è creare una task force di cittadini che sono stati ovviamente penalizzati da questa pandemia, fortemente penalizzati, e cominciare ad aprire delle cause ufficiali. Quindi la prima contro la Cina, da dove è partita la pandemia. Poi sarà la Cina a dire: guardate che è partita da noi, ma come hanno provato loro a spiegare, perché io lo riporto nel libro, c'è stato un tweet di un membro del governo cinese, e voi sapete bene che in Cina un membro del governo non si permette di fare un tweet se non è concordato con il resto del governo, non può essere una iniziativa personale. Eppure uno dei portavoce del governo ha fatto un tweet dicendo: siamo quasi certi che questo virus lo abbiano portato in Cina i militari americani, perché ci sono stati delle Olimpiadi militari a Wuhan proprio 15 giorni prima dello scoppio della pandemia. A queste Olimpiadi hanno partecipato una delegazione di militari americani e secondo loro alcuni infiltrati avrebbero portato il virus in quella sezione lì. Tant'è vero che anche i militari italiani che hanno partecipato a quelle Olimpiadi hanno affermato che sono tornati tutti ammalati. Quindi hanno detto: all'epoca non sapevamo di cosa si trattasse, pensavamo di aver contratto tutti una influenza, oggi potremmo dire che probabilmente siamo tornati da quelle Olimpiadi tutti col coronavirus. Quindi diciamo, quella potrebbe essere la pistola fumante. Io ovviamente non amo colpevolizzare nessuno, non amo puntare il dito, però questi sono fatti e i fatti agli italiani vanno spiegati, perché il membro del governo cinese il tweet l'ha fatto. Questo tweet è stato molto dibattuto in Cina, mai in Italia. Questi giochi militari davvero ci sono stati. È vero che i partecipanti italiani hanno confessato di essere tornati ammalati, quindi diciamo che ci sono i margini per aprire un'inchiesta. E questa inchiesta serve soprattutto a chi, come voi, è stato penalizzato fortemente e adesso non sa da chi farsi risarcire, perché tanto il peggio ovviamente è delle piccole e medie imprese e dei lavoratori, non è delle multinazionali. Le multinazionali stanno speculando. Io dovevo fare un viaggio in Spagna con la EasyJet. La EasyJet mi ha fatto acquistare il biglietto per 3 volte, sapendo che non sarebbe partita. Quindi, giusto per fare un esempio di come le multinazionali speculano, cosa che per fortuna invece non possono fare gli altri, però vengono penalizzati. Loro stanno vendendo biglietti aerei, le compagnie, le multinazionali, sapendo che i voli non partiranno, però fanno cassa in quel modo, ti spostano il volo 3 giorni prima di continuo. Intanto loro hanno fatto cassa. Tu sei costretto a spostare il volo ma non poterlo annullare. Se lo annulli ti dicono che ti daranno un voucher, quindi loro hanno comunque incassato. E questo è per fare un esempio di alcune multinazionali, ma ne stanno ovviamente, stanno speculando anche in ambito finanziario. Io nel libro riporto i pandemic bond, riporto i catastrophe bond, cioè spiego che esistono dei bond, dei titoli di Stato collegati addirittura alle catastrofi, ma nello specifico anche collegati proprio alle pandemie. E guarda caso, questi titoli hanno avuto il loro picco massimo proprio prima della pandemia, ed erano titoli rilasciati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che guarda caso, dichiarando poi lo stato di pandemia, ha fatto in modo che gli investitori perdessero soldi. Tutte queste cose sono documentate, anzi, io riporto, ho qui il libro, addirittura un articolo del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, quindi dei nostri media mainstream, in cui si evince che questo Ray Dalio, che è il fondatore del Bridgewater, che è uno dei più famosi hedge fund del mondo, che non so quanti miliardi di dollari movimenta, aveva fatto una scommessa dicendo che a marzo 2020 sarebbero crollate le borse. Ora, il titolo che io riporto del Sole 24 Ore di molti mesi prima, addirittura lo definiscono la scommessa inquietante di Bridgewater. Perché inquietante? Perché dice il giornalista economico: nel momento in cui io scrivo,
non ci sta assolutamente nessuna probabilità che a marzo 2020 crollino le borse, anzi gli indici sono tutti in salita. E si chiedono come è possibile che Ray Dalio invece preveda un crollo delle borse. Quel crollo delle borse c'è stato proprio a marzo 2020. Io sono andato a scavare un poco nella vita di Ray Dalio e mi sono reso conto che è molto amico o confidente di Bill Gates. Quindi lo stesso Bill Gates che aveva previsto una pandemia, e lo sappiamo bene, aveva fatto una previsione sulla pandemia molti mesi prima, guarda caso è collegato a Ray Dalio, che anche lui aveva invece scommesso sulle possibili conseguenze di una pandemia. Quindi, come vedete, il cerchio si chiude. Certo, e lo ripeto in modo che nessuno degli ascoltatori possa pensare che noi stiamo qui per dare sentenze o per avere la verità in tasca, però sono tutta una serie di coincidenze che poi messe insieme potrebbero in qualche modo fornire la pistola fumante per quello che abbiamo subito sulla nostra pelle. Poi magari Bill Gates era semplicemente un visionario che è riuscito a prevedere una pandemia che poi ha portato giovamento a lui stesso, perché ovviamente adesso è in testa per la questione vaccini, quindi sarà lui a fornire al mondo i vaccini con ogni probabilità. Può essere che Ray Dalio abbia fatto una semplice previsione, anche lui è andata bene a fortuna, quindi aveva previsto un crollo dei mercati a marzo 2020 e guarda caso quel crollo dei mercati c'è stato davvero. Possono sicuramente essere tutte coincidenze, ma dato che stiamo parlando di personaggi strettamente collegati tra di loro, perché io pubblico la fotografia di un tweet tra Ray Dalio e Bill Gates in cui loro affermano di essere stati sempre confidenti nella vita, quindi non solo buoni amici, ma anche di darsi consigli. Nulla di più facile che chi ha previsto una pandemia abbia consigliato a chi fa speculazioni sui mercati di speculare sul crollo delle borse. Non mi sembra una cosa tanto impossibile. Intanto le prove io le ho fornito, poi, come si dice, ai posteri l'ardua sentenza. Non vogliamo sicuramente pretendere di avere la verità in tasca, però io sono sicuro che tutte queste cose che stiamo raccontando e che io ho documentato, gli italiani non le sanno, ed è giusto che chi è stato chiuso in casa 3 mesi, chi ha chiuso la propria azienda, chi ha visto chiudere la scuola dei propri figli, chi adesso sta subendo le conseguenze di tutto questo, deve sapere che probabilmente si tratta di giochi geopolitici e di organizzazioni che avevano interesse a far sì che tutto questo accadesse. La cosa peggiore è di subire qualcosa senza sapere da chi è partita, perché è come prendere schiaffi dall'uomo invisibile e non sapere neanche da chi doversi difendere o a chi poter attaccare per chiedere risarcimenti. Quindi il nostro lavoro, come giustamente hai fatto tu stasera, quindi io ti ringrazio per l'occasione, è quella di dire agli italiani: guardate che esistono versioni che i media mainstream non ci raccontano, o comunque versioni che i media ci raccontano, ma senza unire i puntini. Perché quello che ho fatto io nel libro non è stato raccontare aneddoti letti sui siti complottisti, ma è stato mettere insieme anche oltre 100 articoli di giornali apparsi in tutto il mondo, ma soprattutto unire i puntini e dimostrare che esiste un filo conduttore probabile dietro quello che abbiamo subito. E soprattutto nella prima parte del libro ho messo gli italiani a conoscenza del fatto che stiamo vivendo al di là del coronavirus, perché io questo lo scrivevo nella mia inchiesta prima che scoppiasse il coronavirus. Stiamo vivendo una nuova guerra fredda tra USA e Cina, una guerra dove saranno spietati e tutti i paesi europei saranno chiamati ad un riallineamento geopolitico, cioè dovranno decidere se stare sul fronte cinese o se stare sul fronte americano e subire le conseguenze della loro scelta. A noi questa scelta viene negata, perché la Germania, che si è spostata sull'asse filo cinese, ha interesse a vendere la pelle degli altri paesi europei, soprattutto dell'Italia, quindi a barattare il nostro posizionamento geopolitico con i propri interessi. Abbiamo visto, per esempio, nelle ultime ore che la Merkel non ha accettato l'invito di Trump al G7 negli Stati Uniti, ma parallelamente ha organizzato a settembre un incontro tra tutti i leader dell'Unione Europea ed il presidente cinese. Quindi
Quindi l'Europa ha scelto di spostarsi sul fronte cinese. Noi non siamo stati interpellati, nonostante abbiamo diversi interessi con gli americani. E invece è stata firmata in passato la via della seta e soprattutto non abbiamo chiuso al 5G del colosso cinese Huawei, così come ci hanno chiesto gli americani. E vi assicuro che gli americani sono stati categorici. Se aprite la porta a Huawei per le vostre infrastrutture 5G, interrompete i rapporti di intelligence con gli Stati Uniti d'America e mettete in pericolo i rapporti della NATO. Sono dei moniti pesantissimi che non è detto che noi dobbiamo per forza obbedire, perché io lo dico sempre, la parola d'ordine deve essere neutralità, però è assurdo che noi diamo a paesi come la Germania la possibilità di scegliere sulla nostra pelle, per i propri interessi, il nostro riallineamento geopolitico. Ed è assurdo che in Italia non ci sia un dibattito per spiegare che l'apertura al 5G del colosso cinese non è soltanto una scelta di prodotto, perché se fosse soltanto una scelta di prodotto, vi assicuro che Huawei è più competitiva e più avanti in questa tecnologia, ma è una scelta definitiva geopolitica. E gli italiani ne pagherebbero le conseguenze. Quindi io avrei consigliato una neutralità assoluta, non avrei probabilmente aperto né a uno né all'altro, anche perché sul 5G c'è tantissimo ancora da fare in termini di sicurezza per la salute, perché questo è un altro tassello di cui nessuno parla, ma non abbiamo ancora i mezzi per poter essere certi che non faccia malissimo alla salute degli italiani. E quindi andrebbe sicuramente approfondito prima questo tema e poi quello geopolitico. Invece abbiamo messo nella task force governativa Colao, che guarda caso è proprio l'ex AD di Vodafone, ossia di una multinazionale straniera della telefonia, esperto di 5G, che ha già dichiarato in passato, io lo riporto nel libro, di non stare a sentire ai diktat americani. Quindi anche lui in qualche modo sposterà l'asse italiano verso la Cina, tutto questo all'insaputa degli italiani, tutto questo senza dibattito e senza dare la possibilità a noi di essere consapevoli di quello che rischia di accadere. Quindi tutte queste cose che ho riportato in 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, perché batto tantissimo su questo punto, dimostro i documenti dell'amministrazione americana e di Trump, che dimostrano che la battaglia sul 5G è fondamentale. Addirittura riporto un articolo dell'AGI, quindi l'agenzia stampa italiana, che dice: il nuovo ordine mondiale si gioca sulla guerra al 5G. Poi riporto un titolo del Sole 24 Ore che dice: USA contro Cina nella battaglia epocale sul 5G e l'Europa in mezzo. In tutto questo l'Italia ha tenuto sempre un atteggiamento ambiguo, che è l'atteggiamento più dannoso in assoluto, perché io non dico che dobbiamo essere per forza filoamericani o che tutti debbano stare a sentire quella che è la mia idea. Posso anche capire che qualcuno dica: no, per me è più giusto andare verso la Cina. Ma se voi ricordate il film Karate Kid, c'era il maestro Miyagi che raccontava al suo allievo e diceva: il karate è come camminare per strada. Se tu lo impari benissimo, vuol dire che cammini sulla destra. Se lo impari male, cammini sulla sinistra e va bene lo stesso. Se lo impari a metà, cammini nel centro e prima o poi ti schiacciano. Noi stiamo subendo la stessa cosa. Cioè, non abbiamo fatto una scelta geopolitica filocinese, non abbiamo fatto una scelta geopolitica filoamericana, siamo nel mezzo, quindi deludendo e accontentando entrambi allo stesso punto e prima o poi rimarremo schiacciati. Perché entrambe le potenze non ci vedranno come un alleato, ci vedranno come un probabile nemico e finiremo schiacciati sempre per colpa di pochi noti che invece riusciranno ad ottenere quello che loro di cui hanno bisogno per gli interessi personali. Quindi anche questa questione sul 5G io l'analizzo con molta onestà intellettuale, senza dare una sentenza, dicendo però se ne deve parlare, bisogna fare una scelta che sia coerente e che sia radicale. Basta ambiguità. Io credo che siamo arrivati a 29 minuti, il tempo che ci eravamo dati, in modo che ci potranno seguire anche in video e non viene una qualcosa di troppo lungo. Anche perché lo sai, l'avrei capito, quando mi dai il via per parlare diventa difficile spegnermi.
Ma io ti seguo spesso, quindi sapevo esattamente che sarebbe andata così. Anzi, ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Però vorrei che tu concludessi. Noi siamo un'associazione che ci chiamiamo Meglio di Ieri. Io a tutti i miei ospiti chiedo un messaggio positivo. Tu nel libro, ma l'ho ripetuta anche in altre dirette che hai fatto, secondo la tua opinione, appunto, no, gli interessi dell'Italia coincidono, diciamo, con la lotta che sta facendo Trump contro i poteri forti. Assolutamente, assolutamente. Siamo nelle mani di Trump, cioè la nostra salvezza dipende da Trump, dalla vittoria di La Trump. nostra salvezza dipende ovviamente sempre da noi, però è importante che Trump vinca le elezioni perché questa guerra che sta facendo all'interno del suo Deep State è una guerra che interessa anche noi, ma soprattutto lui adesso scatenerà una guerra contro la Germania, perché la Germania fino ad oggi con il suo surplus commerciale ha avuto bisogno di entrambi i mercati, quindi ha fatto il doppio gioco. E gli è andata bene con questi surplus commerciali infiniti che hanno creato grossi problemi a tutti gli altri paesi del sud Europa. Ora invece deve fare una scelta e questa scelta penalizzerà moltissimo il mercato tedesco perché non avrà più la possibilità di fare scelte ambigue, dovrà schierarsi apertamente e rinunciare a una fetta importante di uno dei due mercati. Da questo ne può beneficiare assolutamente l'Italia, perché questo vorrebbe dire spingere la Germania fuori dall'euro o spingere i paesi del sud Europa fuori dall'euro. Perché ricordatevi una cosa: se nel passato noi abbiamo avuto il trattato di Maastricht soltanto nel 1992, quindi con l'introduzione dei vincoli della moneta unica che sarebbe poi scattata nel 2000. Se lo abbiamo avuto soltanto nel 92, nonostante il primo trattato di Roma che istituiva la Comunità Economica Europea era del 57, vi siete mai chiesti perché il trattato di Roma è del 57 e la sovranità monetaria ce l'hanno tolta soltanto nel 92? Perché c'era bisogno, negli anni della guerra fredda tra USA e Unione Sovietica, c'era bisogno di un'Italia forte, di un'Italia sovrana, altrimenti avrebbe ceduto alle sirene del comunismo, dato che avevamo in Italia anche il più grosso partito comunista. Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 91 finisce l'Unione Sovietica, da quel momento in poi non serviva più un'Italia forte e un'Italia sovrana, ma serviva un'Italia in gabbia. Ed è il motivo per cui soltanto nel 92, quindi 35 anni dopo il Trattato di Roma, ci hanno fatto entrare nella gabbia di Maastricht. Ora, e questo è il messaggio di ottimismo che lanciamo a tutti, sta avvenendo la stessa identica situazione, ma al contrario. Adesso, per paura che l'Italia si possa avvicinare alla Cina, subendo le politiche mercantiliste della Germania e della moneta unica, gli americani hanno di nuovo bisogno che l'Italia torni forte e sovrana, perché sanno che un'Italia debole rischia, come sta accadendo, di avvicinarsi al comunismo, di avvicinarsi ai cinesi. Quindi adesso succederà tutto il contrario. Serve nuovamente per loro un'Italia ricca, un'Italia sovrana e un'Italia che si imponga sulla Germania. Quindi, se nel 92, per spazzare una classe politica sovranista, hanno usato la magistratura e mani pulite, oggi vedrete, e lo stiamo già vedendo in queste ore, ci sarà una Tangentopoli al contrario. Cioè ci sarà una Tangentopoli per permettere all'Italia di uscire dalla gabbia, quindi per far fuori quella classe politica e di magistrati che in questi anni hanno contribuito con l'Unione Europea e con il cartello finanziario internazionale a tenere l'Italia in gabbia. Se Trump vince questa sfida, ne vedrete delle belle, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della magistratura, e qualcosa credo che stia già emergendo. Ultima cosa e poi concludiamo i tuoi libri. Un coincidenza sul coronavirus, azzannate le Iene del 2013, nel 2014 la Matrix europea e nel 2004 no, non avrai altro Dio al di fuori di te, si possono ordinare scrivendo personalmente a te. Sì, si possono ordinare soltanto da me sul sito francescoamodeo.it o sul sito matrixedizioni.it, che è un piccolo marchietto editoriale che ho creato io perché avevo bisogno degli ISBN dietro ai libri e dato che nessun editore ha pubblicato i miei libri integralmente senza censure per paura delle tante cause che potrebbero fare,
io ho deciso di aprire un piccolo marchetto editoriale, assumermi tutta la responsabilità delle cose che racconto e che pubblico, e in questo modo autofinanzio anche il mio lavoro, che è soltanto questo, al servizio dei cittadini come unici datori di lavoro, perché non ho, come dicevi all'inizio, non ho sponsor sul sito, non vendo nelle librerie, ma semplicemente mi rifaccio ai miei siti francescoamodeo.it e matrixedizioni.it per acquistare le mie inchieste. Allora, questo lo mettiamo anche nei nostri commenti. Sono arrivati tantissimi saluti questa sera. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito, è stato veramente un piacere, perché, come ti ho anticipato prima di andare in diretta, lo scopo della nostra associazione, in un momento in cui siamo stati costretti a non fare eventi per il decreto coronavirus, abbiamo deciso di ottimizzare le dirette Facebook, coinvolgendo anche personaggi come te a livello nazionale. Abbiamo avuto Nino Galloni, abbiamo avuto Pietro Ratto, Giulia, il virologo Taro. Abbiamo avuto una serie, proprio perché il nostro scopo, Francesco, dell'associazione è aumentare la consapevolezza attraverso la conoscenza, soprattutto perché purtroppo i personaggi come te, che dicono la verità, non passano nella classica informazione mainstream, e sappiamo i motivi. Quindi oggi la nostra salvezza, come hai detto bene te, dipende soprattutto dalla consapevolezza delle persone. Noi, nel nostro piccolo, siamo un'associazione nata lo scorso anno, stiamo cercando di fare il nostro. Quindi io ti ringrazio, è stato un piacere averti come ospite. Magari io ringrazio voi, scusate la location dell'auto, ma come ti ho raccontato ero rimasto bloccato, sono riuscito ad organizzare un piccolo set qui con le luci, col telefono, col computer. Spero che abbiate sentito forte e chiara la voce e l'immagine. La diretta resta, per chi si fosse connesso solo adesso, resta registrata sulla pagina di Meglio di Ieri, verrà caricata sul nostro canale YouTube e la potete trovare, perché l'ha condivisa anche Francesco, sulla pagina di Francesco Amodeo, che non ha certo bisogno di presentazioni, perché lo conosciamo un po' tutti a livello nazionale. Ringrazio quindi ancora le persone che ci hanno seguito e ringrazio ancora Francesco. Buona serata a tutti. Un saluto e grazie. Grazie ancora.